per, diciamo, per neofiti, a cosa serve questa via d'acqua? Perché nasce questa esigenza? E perché proprio in relazione all'Expo? Perché in relazione all'Expo e alla suggestione del... Ma io l'ho scritta anche queste cose. Sì, sì. E anche in relazione alla suggestione della via d'acqua che era stato lanciato col dossier, si è invece aperto un tavolo con gli enti che ha valutato di mettere insieme la funzionalità idraulica del sito espositivo con anche la previsione dei suoi canali interni, poi vi spiego cosa vuol dire funzionalità idraulica, con una programmazione che già c'era di creare un secondario, prolungare un secondario del canale della rete Villoresi fino al Naviglio Grande per dare più acqua al Naviglio Grande nel tratto finale vicino alla Darsena, questo per dare più acqua all'agricoltura del Sud Milano. Però questo, diciamo, è un problema generale. Perché proprio con Expo? Con Expo perché si sono messe insieme le esigenze del sito con quelle irrigue, di modo che la funzionalità idraulica a questo punto era legata a un'opera permanente che aveva anche altri aspetti. Funzionalità idraulica vuol dire che il disegno con i canali è diventato il modo nel sito di alimentare gli impianti di raffrescamento tramite l'acqua irrigua che viene tutta recuperata e di raccogliere l'acqua meteorica delle zone pedonali, dei tetti padiglioni, che è un'acqua relativamente pulita, viene fitodepurata, e rilasciarla nel canale della via d'acqua e riportare all'agricoltura anche quella. Quindi un'esigenza, diciamo, del sito Expo. Faccia così, una sorta di compensazione del territorio perché perde di permeabilità, giusto? No, quella è una compensazione, stanno da un'altra parte ancora, le stiamo facendo da un'altra parte. Va bene, okay. Diciamo per funzionamento idraulico, okay. Un po' da manuale. Okay. Allora, ho sentito che il costo di questa via d'acqua è di 95 milioni. Uno non è non pensa che questi soldi potrebbero essere usati per... Però c'è un grande equivoco, cioè Expo non fa politiche pubbliche e programmi pubblici, è una società di scopo, quindi fa delle cose che sono legate all'evento. Vi assicuro che siamo già riusciti a legare nel progetto Vie d'Acqua più ampio, complessivo, tantissime cose legate a questo discorso dell'acqua che restano come patrimonio, che non sono poi così direttamente legate, sono più legate a una valorizzazione del sistema che servirà anche molto dopo. Cioè delle 42, lo so, però non hanno veramente urgentissimo bisogno di restauri, soprattutto San Lorenzo, perché la cappella di Santa Aquilina è del 300. È così, cioè noi abbiamo i finanziamenti dentro per fare delle cose che ci ha approvato il BIE legate all'evento. E ha approvato chi? Il Bureau internazionale. Dei compartimenti stagni così stretti. Ma quindi, venendo a noi, anziché spendere 95 milioni nel corso d'acqua... Sono 95 milioni. 40? Allora, così pochi. Qua sud sono appaltati. Però finisco la domanda. Appaltati sono 42 milioni, di cui 25-26 del corso d'acqua. Gli altri sono il collegamento ciclopedonale, che quello sì è fruitivo fra i parchi per arrivare fino in Expo, e la maggior parte però sul Naviglio Grande in Milano per sistemare le sponde, le alzaie. Ok, arrivo alla domanda che volevo fare, che non c'entra nulla con le vie d'acqua. Allora, il tema dell'Expo è nutrire il pianeta. Il pianeta, una delle sofferenze più che ha, è l'inquinamento. Okay. A Milano abbiamo un problema grossissimo legato al Seveso. Mi guarda proprio un'emergenza Seveso, mi guarda, si allega, si allaga e volano 70-80 milioni di spese per il comune. Okay. Visto che è inutile il pianeta, non si poteva pensare a depurare quelle acque e a sistemare quei corsi idrici anziché a pensare alle vie d'acqua? I problemi del Seveso stanno cercando di risolverli da decenni e appunto, magari era la volta buona.